Eh sì, dopo 2 anni che ci hanno visto amareggiati, il primo anno per il campionato interrotto a febbraio e l'anno scorso per lo spareggio perso col Leon, finalmente siamo riusciti ad andare in Serie D. E lì adesso dobbiamo rimboccarci le maniche e vedere di allestire una squadra che sia in grado di mantenere la categoria, magari puntare anche sui giovani e andare avanti. L'emozione è grande, ecco, magari non riesco a esternarla, ma dentro di me sono contentissimo perché finalmente riusciamo ad andare in una categoria che più è consona, creando le basi poi per futuri, auspico, ulteriori trionfi. Sì, ci sarà da rinforzare e di allargare un po' la rosa, specialmente con l'inserimento di giovani promettenti. Poi, essendo un campionato importante, pensiamo che anche società professionistiche ambiscano a far crescere i loro giovani nella nostra società, in quanto priva totalmente di pressioni esterne ed è l'ambiente ideale per crescere e maturare. Sì, è stata una lunga cavalcata, non scontata, perché molte società, alcune società nelle nostre condizioni costruite per stravincere i campionati stanno facendo fatica, noi ci siamo riusciti. È un campionato che praticamente si è chiuso virtualmente dopo la partita di Castiglione e la matematica è arrivata oggi. Qualche merito penso che ce l'abbiamo perché, complessivamente come società, perché dopo la sconfitta nello spareggio di giugno, invece di lasciarsi andare ad isterismi, abbiamo ragionato su cosa potevamo fare per migliorare sotto tutti i profili, organizzativo, sportivo, medico e quant'altro. Abbiamo costruito questa nuova organizzazione, questo nuovo gruppo, uno staff tecnico di prim'ordine. Il mister Franzini è certamente l'artefice principale di questo successo, perché ha saputo gestire un gruppo di ragazzi, di giocatori importanti, e questi giocatori importanti si sono messi tutti a disposizione di questo progetto, per ottenere questo risultato. Tengo a sottolineare che tutti i giocatori che sono arrivati in estate avevano tutti possibilità di giocare in categorie superiori e sono venuti qui. E io credo che durante l'anno, durante le partite, anche la partita di oggi, che in fondo poteva anche non contare, ma non volevamo festeggiare con una sconfitta, fino all'ultimo secondo abbiamo provato a vincere la partita, non solo a pareggiarla. Questo è testimonianza della grande forza tecnica, ma anche morale dei nostri giocatori e del nostro gruppo.